Via Mai, protestano gli studenti per i lavori della messa in sicurezza dell'incrocio. Il comune promette e non mantiene. Il segretario della CISL Bonanni oggi a Bergamo. Fisco, welfare e crescita. Il governo Monti ha chiuso il dialogo con i sindacati. Parcheggio all'aeroporto, siglato accordo da 28 milioni di euro per l'avvio dei lavori tra Sacbo e Percassi. IMU a pochi giorni dalla scadenza della prima rata dal comune di Bergamo, detrazioni di 100 euro per le famiglie in difficoltà. Al via il 30 giugno il Summer Sound Festival, tra gli artisti sul palco Arisa, Tiziano Ferro e J-Ax. Domani indetto dall'ACI lo sciopero della benzina contro il caro prezzi dei carburanti, bergamaschi divisi sull'efficacia. Atalanta, il mercato sta per decollare, pronto il riscatto per Cazzola e Denis resta al 100%. La Comarc si proietta la nuova stagione, intanto Jacopo Borra è stato convocato dalla nazionale sperimentale. Da un anno c'è una scuola d'eccellenza che insegna ai bambini dell'asilo e delle elementari l'inglese. L'inglese come se fosse la prima lingua madre. Ne parliamo questa sera con Chiara Traversi, direttrice dell'International School. Buonasera. Buonasera. Una scuola, quindi, lo dicevamo, dove l'inglese è proprio la lingua con cui viene veicolato tutto l'insegnamento. Anzi, l'italiano è la seconda lingua, quasi la lingua straniera. In questo anno di creazione della scuola possiamo già tirare un bilancio dell'attività? È stato, diciamo, un anno importante. L'iniziativa è stata molto accolta con grandissimo interesse dalla città. Noi abbiamo lavorato tantissimo. I risultati sono positivi sia in termini di dimensione, perché comunque appunto c'è stato un riscontro molto importante, ma soprattutto, diciamo, la soddisfazione dopo aver fatto un anno così intenso, appunto, è di vedere sia i bambini molto contenti e soddisfatti, sia vedere i genitori diciamo sempre più convinti della scelta che hanno fatto. Quante sono le classi che sono state avviate in quest'anno? In questo quest'anno ci sono state, diciamo, le classi dei piccoli, quindi degli early years, che sono i bambini, diciamo, di 3-4 anni, e le classi delle elementari di 5-6. Nel sistema internazionale le elementari partono un anno prima, quindi ci sono 6 anni di elementari e partono un anno prima, appunto, rispetto alla scuola italiana. E i bambini hanno avuto un approccio tranquillo con la lingua inglese? L'hanno presa subito? Ma sì, per i bambini è un qualcosa di piuttosto naturale, nel senso che un bambino che è molto piccolo sta imparando la lingua semplicemente come impara l'italiano. Quando la propria mamma gli parla, ovviamente non conoscono tutto il vocabolario, la stessa cosa avviene nella lingua inglese, quindi è un meccanismo molto naturale. Con i bambini più grandi ovviamente sono molto più coscienti di quello che sta succedendo, però diciamo che mediamente nel giro di 3-4 mesi il bambino ha una conoscenza, una comprensione della lingua di circa il 70% di quello che gli viene detto. A fine anno i bambini parlano tranquillamente, anzi a volte tra di loro parlano in inglese, tra bambini italiani parlano in inglese. Il fatto poi di avere stranieri, abbiamo circa il 30% di stranieri a scuola, fa sì che sia una spinta molto importante per poter giocare e colloquiare tra di loro, per cui l'inglese diventa il mezzo e la lingua della scuola, insomma. Tutte le materie sono insegnate in inglese, dunque? Tutte le materie sono rigorosamente insegnate in inglese da personale madrelingua inglese, sono tutte maestre qualificate. Viene introdotto l'italiano, diciamo, da first grade, un'ora al giorno, dove si fa il curriculum, il programma in seriale italiano, quindi il bambino italiano non perde nulla, non ha uno svantaggio, anzi direi che ne ha solo di vantaggi. E tra l'altro un'iniziativa che prenderà il via proprio da settembre con il prossimo anno è l'insegnamento attraverso l'iPad, quindi sia inglese che super tecnologia. Sì, perché sono bambini che non hanno il ricordo del pre-iPad, sono bambini nati con l'iPad, e l'iPad diventa semplicemente di nuovo uno strumento, così come nel XVI secolo è stato introdotto il libro a scuola e c'erano grandissime, un sacco di persone che non volevano il libro a scuola, adesso si introduce l'iPad con qualche, diciamo, preoccupazione da parte dei genitori, devo dire piuttosto infondate, nel senso che il nostro gruppo, che è fatto da circa 10 scuole sul territorio, hanno già fatto un anno e mezzo di lavoro con l'iPad, e i benefici sono tali e tanti che non c'è dubbio, diciamo, sulla direzione da prendere. Anche perché poi la tecnologia, si sa, ormai parla praticamente inglese, quindi... Sì, da questo punto di vista c'è sicuramente il vantaggio, in cui i contenuti si trovano in maniera molto più semplice rispetto a contenuti italiani, perché ovviamente ce ne sono di più. E, diciamo, la tecnologia è un mezzo che ha la capacità di
nello caso specifico l'iPad, coinvolgere il bambino. Per cui, per fare un esempio pratico, no? Se io devo studiare le regioni italiane con i capoluoghi di provincia, farlo attraverso un puzzle interattivo è molto più divertente che non studiare, diciamo, una lista sulla vecchia cartina. E saranno magari molto più bravi i bambini che hanno a che fare con queste tecnologie, magari gli insegnanti un po' meno? Sì, è proprio così, nel senso che, per esempio, giusto qualche giorno fa abbiamo fatto un lavoro coordinato tra tutte le international school presenti sul territorio italiano, in cui i bambini di Grade 5, quindi bambini di circa 10 anni, hanno fatto training agli insegnanti. So, per dire, per darle un'idea. Quindi, l'insegnamento al contrario. A volte sì, a volte sì. Grazie quindi a Chiara Travesi per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori di Video Bergamo per averci seguito fin qui. Il TG Bergamo torna domani puntuali alle 19:15. Vi auguro una buona serata.